La nuova Arena Santa Giulia, che sarà costruita per le Olimpiadi 2026 Milano-Cortina e che ospiterà le gare di hockey maschile, è stata progettata dall'architetto David Chepperfield e da Arup, uno dei massimi leader mondiali nel campo della progettazione di opere ingegneristiche e di design. L'apertura del cantiere dell'arena con la prima fase di realizzazione dei pali di fondazione segna un momento importante nel processo di trasformazione e di sviluppo dell'area di Milano Santa Giulia. L'arena voluta da Eventim è non soltanto un edificio, la realizzazione di un edificio per eventi, ma anche la costruzione di un luogo pubblico, di un grande spazio aperto, fruibile. Una volta operativa, l'arena sarà lo spazio multifunzionale più ampio e all'avanguardia d'Italia, gestito da CTS EVENTIM, società tedesca leader a livello internazionale nei settori del ticketing e dell'organizzazione di eventi live. Trevi, divisione del gruppo Trevi, leader mondiale dell'ingegneria del sottosuolo, è stata scelta da CTS Eventim per la riconosciuta esperienza, forte di oltre 65 anni di attività nel settore delle fondazioni, professionalità, organizzazione e attenzione alla sostenibilità. Nei nostri interventi poniamo sempre grande attenzione alla sostenibilità. I presidi di prevenzione e sicurezza adottati hanno permesso di condurre le attività senza incidenti o infortuni ed inoltre è stato possibile inviare presso idoneo impianto di recupero la quasi totalità del materiale che risulta proveniente dalle attività di trivellazione, previa verifica dell'assenza di sostanze inquinanti tramite analisi effettuata da laboratorio specializzato. I lavori affidati a Trevi riguardano la realizzazione di 883 pali eseguiti tutti con la tecnologia CFA. Il programma lavori è stato rispettato, mantenendo alti gli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.